Giovanni Castagna, il dado non è ancora tratto semplicemente perché siamo a metà scrutinio, ma la forbice promette una vittoria epocale. Sì, è vero, una vittoria epocale che devo dire la sincerità, ecco, mo è inutile dire me l'aspettavo o non me l'aspettavo. Io quello che in cuor mio mi aspettavo è che i casamicciolesi, ecco, credevano in quello che nei 5 anni ho seminato, cioè ho seminato con, ecco, l'unione, far capire che l'importanza di una politica fatta per il bene del paese, senza quelle, ecco, quelle divisioni interne dove la gente effettivamente le guarda queste cose con il tempo e poi trae i risultati. È chiaro che la gente ci ha premiato anche per questo, dei 5 anni ha visto la nostra, il nostro amore per il paese. Certo, tante cose si potevano fare meglio, tante cose si dovevano fare e purtroppo tante cose dovremmo fare ancora. Però è chiaro che noi stiamo qua, lo sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo che dobbiamo impegnarci ancora di più, ci aspetta un duro lavoro, però ecco, noi teniamo sempre il motto, ecco, che ce la faremo, perché alla fine sappiamo che quando uno opera per il bene del paese, alla fine, ecco, questi sono poi i risultati, dove, permettetemi di dire, cioè è come se avessi giocato a porta vuota. Un plebiscito del genere è una soddisfazione prima ancora personale piuttosto che politica, presumo, perché è anche un riconoscimento all'uomo. Sì, va bene, certo, è un riconoscimento all'uomo, un riconoscimento a tutta la squadra. Non voglio parlare al singolare, non è la mia vittoria, è la vittoria di tutti, perché non si vince con una sola persona, si vince con una squadra, si vince con un gruppo, si vince con un'idea, si vince che la gente appunto deve vedere, deve trasparire, ecco, la possibilità di capire che stai giocando per loro, ci stai mettendo l'anima. È chiaro che per me però, ecco, mi riempie di gioia, perché alla fine vedo che effettivamente le persone veramente mi hanno premiato, anche perché i numeri non li sappiamo ancora, non li so, sei venuto così, come si dice, all'intrasatta, subito mi hai beccato, però nella sostanza, ecco, sono numeri sostanziosi. L'analisi del numero magari lo facciamo più tardi, la faremo domani, perché insomma siamo un po' stanchi, stressati, ma comunque sono numeri che penso che difficilmente li possiamo, ecco, paragonare con altre elezioni precedenti, dove pure ci sono state vittorie, anche io 5 anni fa vinsi, però a come sto in questo momento con numeri sicuramente più bassi. È stata una bella cosa, perché dopo il terremoto poche amministrazioni in Italia sono state confermate, cioè nel senso, anche questo fa capire che abbiamo lavorato bene. Questa è la soddisfazione, e ecco che la gente effettivamente ha riconosciuto il nostro impegno durante purtroppo la fase del terremoto. Questo è il vero significato di questa vittoria.